In questo momento penso proprio di sì. Probabilmente, come al solito capita, qualsiasi scelta facevano in questo momento era accusata di un qualcosa, fatta bene o fatta male. Però penso che sì, farla prima, aspettare. La federazione pallavolo, fondamentalmente, chi comanda la federazione sono persone che hanno vissuto la pallavolo, quindi hanno voluto aspettare un po' prima di tutte le risposte, soprattutto dalla Serie A, dove probabilmente ci sono più interessi e quindi c'erano problematiche diverse di assegnazioni Coppa CEF, Champions, quindi poi là è un caso anche diverso. Però credo che sia stata quella cosa più giusta in questo momento. Secondo lei c'è il rischio concreto, che il prossimo anno molte società possano decidere di non andare avanti? Ah, questo sì, perché poi sentendomi pure per chiacchierare con altri amici che uno tiene in questo mondo, già in A2 mi dicevano che c'erano problemi come in A3. Io penso che poi a cascata ci saranno dappertutto, perché poi adesso credo che, dato questa situazione, si penserà più veramente alla quotidianità quando prima arriva e poi alle passioni, soprattutto per i campionati che vengono dopo la Serie A. È ovvio pure che poi economicamente bisogna ristabilire un po' tutto e quindi partirà tutto gradatamente. Le aziende avranno problemi dalla piccola alla grande nelle proporzioni dovute, quindi poi bisogna ricamminarsi. Evitare di pagare, diciamo, le tasse di iscrizione alle fiduzioni potrebbe incentivare le società ad andare avanti e potrebbe essere un aiuto per i club, soprattutto delle categorie inferiori. Sì, io penso che a prescindere dalla Serie A che ci sono delle fiduzioni, quindi anche là dovranno trovare una situazione, perché poi il problema, avendo finito prima, la fiduzione è già stata anticipata per tutta la stagione, quindi poi è come io ho pagato una cosa, non ne ho usufruito, quindi anche là credo che le fiduzioni verranno riviste. A scendere dalla Serie B in poi è normale che sicuramente troveranno delle situazioni anche qui. E di iscrizione, cauzione, penso che andranno incontro a queste cose, per poi parlare poi eventualmente, perché hanno bloccato le retrocessioni e promozioni, ci sarà un ulteriore problema, perché chi stava vincendo un campionato ha speso determinati soldi, giustamente è rimasto un po' incastrato, e chi era già retrocesso adesso non permette al campionato inferiore di poter salire, quindi voglio dire, queste problematiche vanno un po' gestite.